Dicevo, hai iniziato prestissimo, mi ricordo ancora un programma televisivo su Italia 1 dove ti avevano chiesto, ti avevano invitato ma non ti avevano fatto ancora vedere in faccia perché eri, penso, minorenne o cosa del genere, me lo ricordo benissimo, proprio questa cosa, questa immagine della voce che arrivava. Ora, tu hai iniziato veramente presto, io mi ricordo, vuoi raccontarci un po' come è iniziata questa avventura da doppiatore, come... Insomma, come poi è proseguita? Poi andiamo nei dettagli sui diversi film che tu hai doppiato. Allora, innanzitutto, ciao a tutti, buonasera. Anch'io sono molto onorato di trovarmi qui, insomma è stata una bella accoglienza, e il posto è fantastico e poi visiterò tutti quanti gli stand perché sono molto curioso e niente, ti ringrazio per avermi invitato, e per avermi fatto avere questa accoglienza che pure a me mi ha lasciato un po' così, è molto molto bello. Io sì, senza annoiare tutti quanti, insomma, sulla mia carriera eccetera, insomma parlo un po' in generale, ecco, io ho iniziato da bambino a fare questo lavoro che è il doppiaggio, che è un lavoro bellissimo e ringrazierò sempre i miei genitori per aver insistito, perché quando cominci da piccolino arrivi a una certa età che vuoi lasciare, che ti sei stufato, vuoi stare più con i tuoi amichetti, sei piccolo, quindi invece mi hanno insistito in maniera pacata e ho continuato a fare questo bellissimo lavoro. Generalmente, ecco, siamo quasi tutti figli d'arte, e negli ultimi anni la cosa si è un po' più allargata, nel senso che sono entrati a far parte di questo mondo anche molti ragazzi che venivano anche da altre città, non solo da Roma ovviamente, da altre città che avevano frequentato magari l'Accademia piuttosto che dei corsi ovviamente di recitazione, teatro, cinema, perché e quindi si è allargata. Però come me tanti altri hanno cominciato da piccolini, perché ovviamente mamma e papà stavano nell'ambiente, quindi insomma così succede. Poi ovviamente se ti piace, se sei bravo, non è... e continui, e se no insomma ecco la smetti. E ho cominciato, avevo sei anni, il primo film che feci fu Forrest Gump, dove facevo il figlio di Forrest proprio alla fine del film, quello è stato il mio primo film. E da là, insomma, una serie di film, e sono arrivato a fare appunto negli anni successivi Star Wars, che è stato insomma l'inizio della mia carriera, tra virgolette, proprio importante. E ho proseguito con Intelligenza Artificiale, sempre un altro film importante, e poi ovviamente l'exploit con Harry Potter, che mi ha fatto conoscere, che mi farà ricordare per tutti i secoli dei secoli, e insomma ecco, a tuttora mi chiamano Harry al lavoro, quindi pensate un po', e che sono passati ormai 5 anni da quando ho finito di doppiarlo. Sono molto felice che sia uscito questo nuovo libro e me lo leggerò molto volentieri, e sperando che tra qualche anno esca il film. Ho saputo che la Warner Bros. Ha già comprato i diritti, quindi il film sicuramente, probabilmente si farà. Non so se ci sarà Daniel Radcliffe, e insomma spero comunque di farlo, anche perché è stata un'esperienza bellissima. Il primo film avevo 14 anni e l'ultimo film avevo 25, quindi pensate un po', ho passato praticamente la mia adolescenza a fare Harry, e me lo sono pure tatuato ovviamente. E niente, questa è un po' la mia carriera, insomma, la mia vita e la vita mia, insomma, di tutti quanti i doppiatori che cominciano da piccolini. Spero di essere stato abbastanza esaustivo. Ora scendiamo nel dettaglio. È allergico a me il microfono, non a te, che evidentemente sei professionista. Bene, dicevo, Star Wars, Anakin Skywalker. Un personaggio non da poco. Episodio 1, una minaccia fantasma, anche tu come Claudio Bassi sei scortato dalla 501 e dalla Rebel Legion. Raccontaci un po' quell'esperienza, com'è stata quell'esperienza lì? Parliamo della preistoria, no, avevo 11 anni, quindi parliamo davvero di
19, quasi 20 anni fa. E è stata un'esperienza, insomma, è stata un'esperienza fantastica, perché comunque conoscevo già il mondo di Star Wars, anche se ero piccolino, chi non lo conosce, insomma. Era un nuovo inizio praticamente, perché l'ultimo film era stato fatto nel 83, appunto, e quindi era un nuovo inizio e c'era un'enorme attesa. E ricordo ancora questi provini che facemmo, ovviamente tutto era nascosto, perché quando vengono fatti questi film, anche questo che è stato fatto, l'ultimo che è uscito, non è che c'è scritto Star Wars in sala, c'è scritto tutt'altro, c'è scritto, non so, i giovani domani, capito? Queste cose così, ovviamente, perché è tutto segretissimo, non si può fare niente. E quindi facciamo questo provino, e generalmente questi provini, per questi film così, li mandano in America direttamente. E fui scelto proprio da George Lucas, questa cosa mi rimane, la continuo a dire tuttora, perché comunque è una cosa che mi riempie d'orgoglio. E George Lucas scelse la mia voce perché era molto simile alla voce di Jack Lloyd, e da lì poi feci il film con Filippo Ottoni, che mi diresse in una maniera magnifica. E generalmente nel doppiaggio le battute gli incisioni, si fanno varie incisioni per questi film importanti, però Filippo invece quel film azzeccò la formula giusta, e molto spesso io credevo di fare le prove mute e in realtà loro incidevano per rendere tutto il più naturale possibile, perché vuoi o non vuoi, quando vedi la luce rossa in sala sei naturale, ma comunque attenzione. Invece loro spesso e volentieri incidevano le prove sul muto che facevo, e quindi venne tutto molto naturale. L'ho rivisto un mese fa, l'ho fatto vedere a mio figlio, e che è piccolo, ha 2 anni e mezzo. E non è che mi è uscita la lacrimuccia, però insomma, ho detto ammazza, che visto che bravo che ero. E questa è l'esperienza per Star Wars. Ti ridò il microfono. Allora, veniamo. Anzi, no, facciamo un intermezzo. Tra Star Wars e Harry Potter, che cosa è successo? Che cosa hai doppiato? E poi arriviamo veramente a Harry Potter. Mi dispiace per te, forse ormai sarei anche allergico, però, a questa cosa. Ma ah, ecco, quello non l'avevo visto. Diciamo, nel mentre, cosa c'è stato? Nel mentre, guarda, generalmente, ecco, noi doppiatori facciamo tutto. Cartoni animati, serie TV, home video, film che vanno, insomma, e cinema. E nel mezzo feci appunto Intelligenza Artificiale, il film insomma più importante che feci durante quel periodo, e sempre con lo stesso direttore. Il film era di Spielberg. E i provini ovviamente riandarono in America, furono ascoltati, non li ascoltò direttamente Spielberg, ma furono ascoltati insomma per vedere la linea vocale, se corrispondeva all'attore anche del film. E dopo di quello, diciamo 2 mesi dopo, 3 mesi dopo, arrivarono questi provini per questo Harry Potter. Io avevo 14 anni e Ale, devi fare il provino per Harry Potter. Vabbè, è un film, li faccio, un film come un altro, là per là. E feci il provino, andò in America ovviamente, Alessio ha vinto il provino. Alessio ha vinto il provino, mia madre, insomma, pure altre persone nel doppiaggio, ha vinto il provino. Vabbè, ho vinto il provino, farò sto film. E niente, poi invece andando avanti durante insomma il film ho capito la grandezza e l'importanza che aveva questo film, e quindi decisi e feci un patto appunto con il direttore di arrivare preparato da lì ai prossimi film, leggendo tutti gli altri libri, perché io insomma sì, non sapevo, diciamo tra virgolette, non sapevo bene chi fosse. E da lì invece è nata anche per me una vera e propria passione per Harry Potter, e prima di entrare in sala, perché il
film generalmente facevamo un anno sì e un anno no, oppure un anno sì e un anno sì, dipendeva insomma da quando veniva fatto. Quindi arrivavo abbastanza preparato in sala, vabbè, poi in sala c'era il supervisore inglese, gli italiani, insomma era un bel lavorone, è stato quello, un bel lavorone. Fra tutti i film della serie Harry Potter, ieri ho chiesto più o meno la stessa cosa a Claudio Bassi rispetto a tutti i visual effects che ha fatto. Qual è stato quello più complesso, stancante? Se ti ricordi dei momenti o delle battute particolari che ti hanno fatto provare 850.000 volte, che immagino sia successo. Ecco, mi interessa un po' andare un po' sul tecnico, sullo specifico, allenamenti vari, insomma, tutte queste cose qua. Anche perché hai passato la tua adolescenza, sei cresciuto sostanzialmente con Harry Potter. Di aneddoti ce ne stanno tantissimi. E guarda, il primo film è stato il più difficile, ma in realtà no, perché ogni film era difficile. Io ogni volta che arrivavo in sala dicevo, vabbè dai, ho fatti già due, questo mi viene, invece no. Era di nuovo, ricominciavo tutto da capo. Quindi difficoltà tutti quanti. Il primo, quello che ero più piccolo, forse è quello a cui sono più legato. E l'ultimo, no, forse il primo è quello a cui sono più legato, insomma, risentendomi anche, tanto questa vocina piccola. E per quanto riguarda le cose successe in sala, è successo di tutto in sala, perché ovviamente si cercava di rendere più veritiera la recitazione. Io racconto sempre due aneddoti che mi hanno lasciato un po' colpito quando stavo in sala. Il primo riguarda il terzo film, mi pare, vero Davide? Sì, quello dell'acqua, sì. Il quarto film, scusate, meno male che ci siete. Il calice di fuoco, dove loro a un certo punto andavano sott'acqua, no? E lui parlava sott'acqua, che avevano questa cosa che le faceva respirare. E io tutta quella scena l'ho fatta dentro una bacinella sott'acqua, col supervisore inglese che mi teneva la testa sott'acqua, e io a una certa gli davo i cazzotti perché mi affogava. E quella me la ricordo proprio, perché insomma è una cosa che non accade tutti i giorni in sala, di fare proprio tutta questa verità. Anzi, ultimamente insomma si fa veloce e basta. E un altro aneddoto è una scena in cui lui veniva modificato tutto il volto. Non ricordo che film era, I Doni della Morte era, esatto, esatto. E ho dovuto recitare con tutta ovatta in bocca, che è una cosa che ogni 3 secondi mi devo fermare, perché ovviamente veniva da rigettare. E questi sono due aneddoti, insomma, ma ne potrei raccontare tanti, insomma. Mi ricordo tanto divertimento, soprattutto durante i primi 3 film che abbiamo fatto insieme agli altri due doppiatori, a Letizia Ciampa e a Giulio Renzi Ricci, che erano Ron e Hermione. E mi ricordo il casino che facevamo e la Warner Bros. Che spesso e volentieri si arrabbiava, infatti poi ci hanno diviso ovviamente perché non si poteva fare. E poi non mi ricordo aneddoti. Ah sì, oddio, che era il secondo film, mi pare. Non ricordo adesso, scusate, ma sono passati tanti anni. E dovetti dire una battuta per 35 volte. Non era una battuta complicata, era tipo la rana. Questo per spiegare quanto è stato difficile interpretare tutti i film. Bene, io adesso voglio fare un esperimento. La particolarità che noi abbiamo attivato un'ora ad Alessio. No, volevo fare un piccolo omaggio ad Alessio, perché nessuno se lo può immaginare, ma Alessio, quando ha interpretato Harry per il 7° episodio, diciamo che quello che al cinema hanno diviso in due, insomma la prima parte di Doni della Morte, e Alessio aveva la febbre in sala, quindi ha interpretato Harry Potter con tanto di febbre, quindi questo gli fa ulteriormente onore per la bravura. Sei diventato un eroe per il 39 di febbre che avevi. Bene. Voglio fare un esperimento. Ora ne scelgo uno, due a caso. Vieni tu. Vieni. Vabbè, uno di voi due, dai.
Dai, dai, sali, sali, sali. E ti prendo io. Poi vengo io e ti prendo. Vieni, Ale, dai. Non possiamo stare qua mezz'ora. O vieni o vieni. O vieni o c'è il lago dei pesciolini che ti aspetta. E poi lei, che io di solito faccio da maestro, tipo, no? Quelli che fanno finta che guardano poi da un'altra parte qua. Esatto, esatto, uguale. Allora, adesso voi due. Lui è particolarmente emozionato, lo facciamo parlare in secundis. Dicevo, tu qua, fategli due domande, cioè una a testa, una domanda a testa, una qualche curiosità a testa che vi piacerebbe, sapere da Alessio Puccio. Qualsiasi cosa vi possa venire in mente, è stata un'improvvisata, ragazzi, questa cosa qua, ve lo dico. Niente, chiedetegli quello che vi interessa di più sapere sul suo mestiere, sul suo lavoro e, se vi interessa, ma penso di sì, anche su Harry Potter. Prima le donne. Ha ragione lui. Dai, si scarica la fibra del microfono. Che cosa preferisci? Grifondoro, Serpeverde, Corvo Nero, Tasso Rosso? Grifondoro, ovviamente. Ha pure i colori della mia squadra preferita, quindi Grifondoro per forza. I tuoi amici cosa dicono del tuo lavoro? Gli amici, quando ero più piccolino, erano ovviamente tutti incuriositi. Adesso ormai mi conoscono, sanno che lavoro faccio, quindi. Però ogni tanto mi chiedono, oppure mi dicono: lo sai che t'ho sentito, lo sai che t'ho. Ma quello là l'hai fatto te. Sono molto curiosi, continuano ad essere molto curiosi. Quando ero piccolino, più o meno che c'avevo l'età tua, lo erano ancora di più, perché ovviamente non sapevano, non riconoscevano la mia voce spesso in televisione, non si sentiva. E poi non raccontavo, io non spiegavo bene che lavoro facevo. Comunque sono curiosi, continuano ad essere curiosi anche adesso. Bene, io adesso lascio la parola un attimino a Davide Pigliacelli, che, ripeto, mi ha dato una mano in tutti questi mesi per contattare Alessio e per tutta un'altra serie di cose. Davide, tra l'altro tu sei impegnato con diversi doppiatori, per cui diciamo è proprio il tuo lavoro. Ci arriverà lui, pensa, di, ecco, il manager dei doppiatori. Ora, vuoi dirci qualcosa anche rispetto alla tua attività? E niente, poi se vuoi già. Io sì, mi occupo appunto di doppiatoriitaliani.com, che è questo sito che si incarica, a cui faccio capo io, e praticamente mi occupo non solo di diffondere le interviste sia audio che video e dare una mano, insomma, ad eventi come il Voltre Comics, ma anche di spiegare il doppiaggio da un punto di vista storico e culturale, perché questo è un lavoro che è rimasto nell'ombra del cinema per parecchi decenni, cioè c'è da più di 80 anni questo mestiere, però nessuno se n'era accorto. Cioè, decenni fa si pensava, anche fino anche 20 anni fa, 30 anni fa, che gli attori stranieri parlassero italiano. Quindi doppiatore, dicevi, cos'è, ma chi è il doppiatore, insomma, non ne avevano davvero idea. Eppure dobbiamo tanto a questi attori, perché si tratta di attori, parliamo. Non basta avere una bella voce, come dice Pino Insegno, non è la bella voce, ma la voce giusta. Cioè, bisogna essere appunto attori. O si capita, insomma, se uno ha la fortuna di crescere ovviamente in ambiente, ancora meglio come formazione, perché fin da piccoli è il massimo delle capacità si acquisiscono. Oppure si passa per l'Accademia d'Arte Drammatica, quindi si studia alla grande, duramente, poi si fa pratica sul palcoscenico dei teatri.
e poi se si è bravi anche nel doppiaggio, si approda al doppiaggio, perché non è detto che poi la capacità recitativa del teatro, della TV, del cinema riesca a passare anche nel doppiaggio, perché è una tecnica ancora più difficile di tutta la filiera della recitazione. Il doppiaggio fa parte integrante del cinema e risale agli anni 30 addirittura, quindi dall'inizio che esiste il cinema sonoro esiste il doppiaggio. Non si doppia soltanto in Italia, come a volte qualcuno ancora meno informato crede, ma si doppia in qualche decina di paesi al mondo, però diciamo, come spesso accade in Italia, ci dimostriamo spesso i più bravi nelle arti, quindi anche in quest'arte qui. E i doppiatori vengono dal teatro italiano, dalla radio italiana, dalla TV italiana, dal cinema, è veramente un passato glorioso e sono tra i settori più artisticamente, come dire, puri in questo in senso recitativo che abbiamo in Italia. È davvero una delle come dire, degli orgogli italiani, e tanto che il capo dello Stato 2 anni fa, la Presidenza ha fatto avere le medaglie ai doppiatori italiani della Presidenza della Repubblica attraverso il Ministro dell'Istruzione, quindi c'è stata una cerimonia. E quindi ecco, anche le alte istituzioni fino ai massimi livelli adesso riconoscono, oltre agli utenti, il grande merito che ha questo settore, che ringraziamo eventi come il Voltri Comics che danno spazio a questa che è cultura, e cultura italiana oltre che internazionale, perché allo stesso tempo con la lingua italiana rappresentata dal doppiaggio, che è un buon esercizio di lingua italiana, a volte ci si preoccupa di sapere tanto le lingue straniere ma si dimentica che spesso non si conosce neanche bene l'italiano, che va prima quello e poi il resto, altrimenti chiunque studia lingue, io sono interprete e traduttore, sa che se non sai bene l'italiano, insomma, poi vai male anche nelle lingue straniere. Okay. Ringraziamo appunto anche il Voltri Comics. Oltretutto, io mi occupo del Festival del Doppiaggio Le Voci del Cinema, che ripeteremo il 5 novembre a Roma per la terza edizione. Ci saranno anche ospiti gli amici del Trio Medusa di Radio DJ ed altri ospiti. E sarà invitato anche lo staff del Voltri Comics per la consegna di un riconoscimento proprio al merito di tutte queste persone che si danno da fare, fanno una grandissima fatica per regalare dei giorni di cultura oltre che di piacere, e tutti quelli che collaborano con loro agli utenti italiani. Grazie, oddio. Nemo profeta in patria, il primo riconoscimento che ci viene dato dall'associazione che ha organizzato il Voltri Comics arriva da Roma. No, grazie mille a tutti e due. Io non so se questa cosa si può fare, perché alcuni doppiatori sono abbastanza restii. Ci sono delle battute, tra virgolette, che puoi dire o... Generalmente non ricordo tutte le battute, quindi se mi chiedono una battuta io chiedo ai ragazzi, no, se che battuta volete che vi dico. Io di solito mi ricordo 2 o 3 formule magiche, quindi faccio le formule. Però se qualcuno a richiesta vuole che dica qualche frase, io la dico. E io le formule magiche, non è Expecto Patronum oppure un Wingardium Leviosa. Nel frattempo anche Professor Silente. Non mi ricordo la... E tu dovresti essere Hagrid. A posto così? Basta, spengo, eh? Spengo? No. Allora, ultimamente tu, se non sbaglio, hai doppiato anche per una serie televisiva. Giusto? Sì. Ok. Tra le tante. Ecco, fra le tante che hai doppiato, quale personaggio, stiamo parlando di serie televisive adesso, quale personaggio ti è più rimasto forse... Diciamo, se ti sei più affezionato, a quale personaggio ti sei più affezionato in questi anni? Sicuramente, pensandoci, forse Junior di Tutto in Famiglia, che era una serie che è andata in onda per tanti anni su Sky, e
dove mi sono divertito tantissimo, e Cisco di Flash ultimamente mi trovo molto bene a farlo, lui è bravissimo come attore. E, beh, sì, ultimamente Cisco sicuramente di Flash, e tempi passati Junior di Tutto in Famiglia, che è stata una serie demenziale dove morivamo dalle risate dalla mattina alla sera, e poi tante altre. Ah, beh, Michel Musso in Anna Montana, sì, vabbè, certo, quello che purtroppo non l'hanno fatto più lavorare, ha combinato parecchi casini. E sì, sono legato a alcuni a questi attori, sicuramente sono legato. Adesso ultimamente appunto a Cisco in Flash e queste, sì, però insomma, ecco, noi facciamo tante cose, quindi non c'è neanche nemmeno il modo di affezionarti ai personaggi delle serie. Conto quando fai un film, la serie è un po' più sbrigativa, veloce. Sì, quello che non si riesce magari a comprendere, a parte il fatto che voi, come lo diceva lui, i doppiatori sono in effetti attori, mettono la voce, però sono attori. Sì, sì, nel senso c'è comunque tutto un percorso professionale dietro che porta ad un determinato livello. E ripeto, quello che non si riesce a volte a comprendere è che magari si fanno diversi film, tantissimi film. Noi vediamo l'attore, in effetti, che recita magari in quel film là, poi ne esce uno dopo 5 anni di film. E invece nel frattempo voi avete, tra la distanza di un film e l'altro, avete doppiato almeno 5-6 cose. O insomma, siete forse più impegnati, se volete, dell'attore singolo che, per cui la gente magari vi ricorda, come giusto Daniel Radcliffe. Considera, per noi è scontato, conosciamo bene la materia, però mentre chiaramente l'attore straniero ha diversi mesi per recitare il suo ruolo in certe condizioni un po' che gli vadano incontro, giustamente lo aiutino il più possibile. Il doppiatore no, deve fare tutto in pochi giorni, quindi ripetere il più possibile fedele che può con la guida dei rappresentanti, insomma, no, del regista in Italia e quant'altro, il direttore è un bel lavorone, perché poi deve riprodurre in italiano più che può, meglio che può, le stesse, quanto possibile, le più simili emozioni, no? Nella versione italiana, quindi c'è veramente un grosso lavoro dietro, che a noi arriva soltanto il prodotto finale. Siamo talmente abituati ormai, vuoi una cosa, la compri su internet e ti arriva a casa in un giorno. Siamo talmente assuefatti ormai che non siamo quasi più abituati a riflettere su tutto il lavoro che c'è dietro di squadra, ed è un grande lavoro. Poi per le serie consideriamo anche che ci sono dei tempi velocissimi oggi a catene di montaggio, perché vogliono subito che il giorno dopo esca in Italia la stessa puntata che in America o contemporaneamente, dei tempi allucinanti. E quindi insomma, ulteriore merito, io mi auguro, un po' utopistico, però mi auguro che si rendano conto che insomma non possono mandarli a schizzare alla velocità della luce sempre di più, perché che altrimenti non, cioè, se si vuole la qualità bisogna anche un attimino rallentare, e questo è quello che si vorrebbe, che vorremmo e vorrebbero i doppiatori, insomma, anche proprio per il massimo della qualità, come era permesso loro fare di più un tempo. Bene, Alessio, ultima domanda. Adesso si può dire su cosa stai lavorando, o ci sono dei top secret stile Claudio Bassi per le cose che sta facendo? Non le sappiamo, non le sapremo mai, le sapremo quando usciranno, per cui sputteranno fuori come degli easter eggs. Tu invece si può sapere su cosa ti stanno facendo lavorare? Noi diciamo arriviamo generalmente dopo di loro, quindi già si sa quando... E, come, ma adesso sto, insomma, dovrà uscire un film, ho fatto un trailer con Kate Winslet, però non so quando dovrà uscire, dicembre penso. È uscito adesso I Magnifici 7, e quello con Denzel Washington, dove ho fatto una parte, e poi sto ricominceranno un po' di serie televisive, da Empire a
altre ovviamente, che cartoni animati, insomma abbiamo un po' di tutto in pentola e vari provini fatti, quindi aspettiamo, insomma adesso generalmente verso settembre-ottobre, anzi più sì, settembre-ottobre i budget delle case che distribuiscono finiscono, quindi c'è il rinnovo dei budget, quindi il lavoro un po' cala, riprende verso dicembre, quindi adesso non è che siamo fermi, quello mai, però insomma ecco, ci sono un po' di cose, ci saranno sicuramente. Bene, allora, io so che molti di voi non aspettano altro che avere l'autografo. L'ho già detto prima, dobbiamo fare una cosa fatta bene, per cui ci spostiamo fisicamente noi dallo stand dell'Associazione degli Amici della Villa, che è quello la verde, laggiù in fondo, vi mettete in coda ordinatamente, sono già partiti tutti, è stata una scena meravigliosa, vabbè, è giusto così, vi dicevo, in fila ordinatamente laggiù in fondo, Alessio è a vostra disposizione sia per fare gli autografi che per poi le fotografie. Io volevo fare ancora un po' di ringraziamenti, perché questa conferenza chiude questi due giorni di intensissimo lavoro, ve lo assicuro, da parte dei nostri volontari, da parte della Protezione Civile, da parte di tutti coloro che in questi due giorni ci hanno sostenuto, i giardinieri e anche appunto tutti i volontari che curano questo giardino. Noi tutto questo evento di due giorni l'abbiamo fatto proprio in funzione di raccogliere fondi per la manutenzione del giardino e del parco storico che c'è alle sue spalle. Vi chiediamo quindi, prima di uscire, se è possibile, di lasciare un'offerta all'associazione. Troverete un omino Lego, detto chiaro e tondo, e potete lasciare le offerte lì. Ci sostenete per tutto quello che vedete, per tutto quello che stiamo facendo, per organizzare, se vi sarà piaciuto, una terza edizione del Voltri Comics. E poi fatemi ringraziare alcune persone che sono state un po' protagoniste questi giorni. Vieni qua, non ti sto guardando, ma vieni. Allora, Claudio Bassi, veramente. E ovviamente Alessio Puccio, Davide Pigliacelli. E un grazie veramente di cuore a tutti i volontari, cosplayer, tecnici, volontari che si sfangano il giardino e tutto il resto. Grazie ancora, vi aspettiamo dallo stand dell'Associazione degli Amici della Villa.